Quintino Pallante, editore di Telemolise, parte ufficialmente una nuova stagione sportiva con le programmazioni, diciamo così, invernali, capitanata come sempre dal nostro direttore Antonio Di Lallo. Quali le novità tecnologiche anche per questa nuova stagione? Sì, diciamo che siamo in procinto di partire con questa nuova stagione sportiva televisiva. E parte subito con un grande cambiamento perché siamo appena passati dal formato 4 terzi al formato 16 noni. Questa cosa permetterà sicuramente di apprezzare in maniera sicuramente migliore quelle che sono le nostre riprese e quindi anche e soprattutto quello che sono le riprese calcistiche, ma anche quelle degli altri sport, perché ovviamente il formato più panoramico riesce a rendere molto meglio. Sicuramente ci saranno anche, noterete, diciamo, delle novità, ci sono delle nuove persone in televisione, ci saranno delle nuove conduttrici, diciamo che ci sono davvero tante novità che sicuramente durante l'anno potete apprezzare bene. Telemolise è un'azienda ambiziosa che non vuole fermarsi ai confini regionali, infatti state cercando anche di ampliare l'offerta fuori dal Molise. Sì, noi già dallo scorso anno siamo oramai diciamo in onda anche in tutto l'Abruzzo, stiamo cercando di andare anche in altre regioni, fra qualche mese ci vedrete anche per alcune ore al giorno nel Lazio, ma soprattutto stiamo cercando di diffondere anche i nostri programmi e quindi fare anche programmi in altre regioni, non fermarci soltanto al Molise.